In attesa che l'amministrazione comunale, ai vertici della municipalizzata Ghelas Multiservizi, traccino le linee portanti del nuovo contratto anche per superare le criticità che hanno indotto il sindaco a ritirarlo, la commissione sviluppo economico ha concluso il lavoro di verifica con una proposta che probabilmente verrà presentata proprio al sindaco e alla giunta. Le verifiche sono partite ad inizio anno e in commissione è stato sentito il manager Ghelas Francesco Trainito, il presidente della commissione Rosero Faraci e gli altri componenti Luigi Di Dio, Virginia Farruggia, Pierpaolo Grisanti ed Emanuele Alabiso. Hanno definito una proposta che mira a disegnare servizi che siano copribili per intero dalla municipalizzata, ormai da tempo sottodimensionata. Manca personale, si è tentata pure la carta degli ASU che hanno svolto servizio per l'ex le ASI. Le carenze più gravi si registrano nel settore delle manutenzioni proprio per un numero esiguo di operai a disposizione. Nella proposta tra le diverse soluzioni avanzate c'è quella di una possibile esternalizzazione del servizio di manutenzione del verde pubblico da affidare ad altre aziende per i consigli ieri potrebbe essere un'opzione più efficiente rispetto all'attuale situazione di tante aree della città dove materialmente Ghelas non riesce ad arrivare proprio perché mancano operatori. La multiservizi ha già rinunciato al servizio di sosta pagamento e parcheggi anche in questo caso perché non in grado di coprirlo in maniera completa ed efficiente. La proposta della Commissione Sviluppo Economico che ha incrociato le proprie verifiche con quelle avviate dalla Commissione Bilancio presieduta da Pierpaolo Grisanti potrebbe essere un primo viatico per aprire al confronto anche in maggioranza, sul futuro più immediato della società in house che ha ottenuto una proroga tecnica di 90 giorni. Bisognerà accelerare per arrivare al nuovo contratto che avrà un peso nel borsino amministrativo e politico dei ProGreco.